Dalla silloge di Carmen, diffusione. Non cediamo il fianco alla tristezza, lasciamo il nostro amore e tenerezza di cuore in cuore spaziare. Non è amore amaro, amara è morte. Questo si chiama dolce amaro. Quindi abbiamo una diffusione e un dolce amaro. Non cediamo il fianco alla tristezza, lasciamo il nostro amore e tenerezza di cuore in cuore spaziare. Spazio. Dobbiamo continuare nell'ala del perseverare. Dolce amaro. Non è amore amara, amaro, amara è morte. L'amore non è amaro, ci dà gioia. L'amarezza ce la dà la morte dell'anima, la morte fisica delle nostre personalità care ed è l'inverso dell'amore, l'amarezza, ma la vita è dolce e amara. La diffusione invece è quello che è l'amore trasformato nello spazio fino a che giunga altrove. Come si concretizza questo amore? In armonia. E questa è la terza, armonia. In alcun luogo del tempo e dell'universo troverai prodigi e quadrature del cerchio, ma solo musica e silenzio e cielo terzo. E terzo, perché armonia? In alcun luogo del tempo e dell'universo si troverà la quadratura del cerchio. Nulla, i prodigi, i miracoli, ma questa musica che ci pervade, ci soffonde, ci profonde, e anche il silenzio lassù nel cielo e nel nostro intimo. È il cielo terso, un cielo cristallino, un cielo limpido, quando siamo in armonia con noi stessi. Forse l'essenza di questo cosiddetto amore di cui tanto ho parlato è un'armonia, è un equilibrio, senza quadratura del cerchio, ma con la pulizia di essere sé armonici, appunto, nel silenzio meditativi, nella limpidezza dell'animo. Tutto il resto, prodigi, fantasie, luoghi, tempo, ma noi siamo e restiamo armonia, nonostante tutto.